Il secondo playoff della serata vede affrontarsi il Cione 90 nella consueta divisa orange e la Citua che batte questo calcio d'inizio nella consueta divisa verde. Saletti e poi il numero 4 Tumiatti. Prova a partire sulla destra Gragnani, ma lì sradica la palla Marazzi. Il numero di Marazzi che serve centralmente il compagno, il destro da fuori e il gol! Il tiro che diventa un assist per Mirabella. Vantaggio della Citua al secondo minuto di gioco. Il suggerimento di Casa Massima. Però poi ancora speciale, intercetta però Gragnani. Apre per Mussanè, Infante, attenzione Infante dentro l'area. Prova a piazzare il piattone. Debole la conclusione. Canonica la sfera bloccata dal portiere della Citua. Baby, bell'azione dei ragazzi Maya Orange, il pallone subito sul Mussanè. Attenzione ancora Mussanè, quella conclusione va al lato e secondo errore del numero 8 in Maya Orange. Riusciamo, bella azione ancora alle dei ragazzi dell'Alcione. Conquista poi palla Donna Maria, prova a partire palla al piede Donna Maria ma è chiuso, deve scaricare per Marazzi. Il destro di Marazzi a cercare di innescare Mirabella, fa scudo Saletti. Una finta di corpo, può ripartire Mussanè. Mussanè guadagna, carica a sinistro e il gran gol di Mussanè con questo sinistro. Una conclusione perfetta al termine di una progressione micidiale. 1-1. Beh, al terzo tentativo è stato quello giusto. Progressione micidiale, palla lì all'angolino dove nulla poteva il portiere. Ma altra disattenzione della Citua, d'altronde diciamo che anche nelle partite precedenti ha dimostrato di avere un'ottima organizzazione. Ancora Mussanè che ruba palla! Mussanè, il pallo favorevole, palla che resta lì, Mussanè di tacco! Ed è il 2-1! E qui però che errore dei ragazzi della Citua! È uscito il portiere che doveva rilanciare col piede, Mussanè l'ha anticipato. Quindi quando il portiere ha svirgolato è andato sui piedi di Mussanè, Mussanè tutto solo ha appoggiato in porta. 2-1, 1-2 micidiale del numero 8 dell'Alcione. Davvero Gagliardo, la fiammata, questa girata che merita gli onori della cronaca di Marazzi, servito dal corner da Mirabella. Cito che, come diciamo sempre, ha delle amnesie difensive che poi va a pagare a caro prezzo. Calcio dentro, attenzione Chavez, seduta la marcatura, da due passi il gol per il 3-1 dell'Alcione. Il Moro colpisce. L'assist da la bandierina del Nino Infante. E beh, ennesima disattenzione alla difesa della Citua, un po' ferma qui su questa palla da fermo. Finisce in questo momento il primo tempo, ricordiamo il risultato parziale maturato al Cione 3 a Citua 1. Appena partito la seconda frazione di gioco, una Citua al destro di Marazzi e costringe Bestetti, poi ancora sul sinistro di Don Maria e il destro ancora di Marazzi, sempre Bestetti. Subito emozioni forti al primo minuto tra Alcione 90 e Citua, ricordiamo l'Alcione 90 in vantaggio per 3-1, il destro da fuori di Chavez, la conclusione da fuori del Moro. Calcio d'angolo. Sul pallone il numero 7 che si tratta di fattispecie di Infante, cross al centro, palla che resta lì, batte e batte, la conclusione, il 4-1 del Ingrosso. No, il 7 è segnato Infante, il 7 non è Ingrosso, Infante grosso. 4-1 e quindi playoff virtualmente chiuso. Lo stop di Marazzi, rientra al limite dell'area al numero 10 della Citua, cerca spazio per tirare il sinistro, respinto da Bestetti e siamo già dall'altra parte con Chavez, la rabona di Chavez. Ingrosso, si allunga troppo il pallone, finisce per perdere palla, può ripartire la formazione della Citua, attenzione 3 contro 2. Palla dentro per Marazzi, il destro ancora Bestetti, Marazzi è fuori! Che occasione sprecata! 4-1 sempre per l'Alcione. Paoletti per Mussanè, attenzione Mussanè, carica al sinistro, è quasi un tiro, al limite per Gragnani, il destro e scheggia la parte superiore della traversa. Finisce però in questo momento, il risultato finale dice Alcione alla Trofea degli Atenei con il risultato di 4-1 sulla Citua.
Viene. No, siamo già in onda? Fusanelka sinistra. Minchia raga! Sì, casinissimo. Per l'Alcione 90, vincitore per 4-1 sulla C2, accede grazie al playoff al trofeo degli Atenei, alla mia sinistra Gragnani, un commento su questa partita, penso vittoria legittima e meritata. Vittoria molto meritata, abbiamo giocato come dovevamo giocare, tranquilli, ordinati, e poi non la palla si è a girare. E mega rasa, ma soprattutto voglio dire una cosa, questa è una gran conquista per tutti noi, perché avevamo iniziato il torneo per stare insieme, divertirci, volevamo raggiungere questi Atenei, siamo, per parlare a nome di tutti, più che compagni, siamo amici. Siamo in Champions, cazzo! Siamo in Champions, raga! Andiamo a Monte Carlo, andiamo a Monte Carlo! Aspetta, cioè, dove vai? Vieni qua. Giacomino, vieni qua. Volevo fare una domanda ancora, pensate che ancora... Mamma, non torna a mangiare, vado a Monte Carlo. Ma è per il freddo o ti sei subito interessato? Perché no, comprendi, perché... Ma che stupido, ma questo è un fenomeno. Diversi interventi decisivi questa sera. Sì, capito, Cittua non ha segnato... Secondo portiere per il portaborse. Questo no, commento dal tuo punto di vista. Poi io ho fatto una partita, ma io ricordo la squadra. Poi bravi ragazzi, girato tutto al verso giusto, mi veniva tutto, quindi grande soddisfazione perché ci tenevamo a far di bene questa. La dedichiamo a Innocent Megara questa vittoria. Ah, è nostra, no, è dedicata a Innocent Megara. Megara. Complimenti all'Alcione, ci rivediamo in giocata. Per la C2 intervista a tutti, scoperto 4-1 sull'Alcione, non finisce qui questo percorso, perché chiaramente il playoff, la sconfitta vi diciamo vi inserisce nella Coppa Università. Cosa pensi di questa partita, della vostra prestazione? Partita non mi sembra giocata malissimo da parte nostra, comunque noi abbiamo provato, abbiamo fatto confusione alla fine, visto che eravamo sotto ci tenevamo. Alla fine il risultato non è che sia stato dei migliori, siamo passati in vantaggio ma abbiamo mantenuto sangue freddo. No, hai ragione, perché siete stati comunque in pareggio fino a un certo punto. Sì, ha fatto diciamo, per spezzare una lancia a favore vostro, che il loro portiere ha fatto 2-3 interventi notevoli, quindi erano comunque situazioni in cui la partita poteva cambiare. Sì, è vero, ci abbiamo provato, siamo andati anche in vantaggio, ma poi abbiamo fatto veramente troppa confusione per avere un minimo di organizzazione. Ok, niente, ti ringrazio, la compagnia comunque, e ci rivediamo sui campi. Ciao.